everyone, ho appena finito una chiamata di lavoro e ho detto è il momento che ho tempo per fare questo video perché è un'idea che avevo già da un po' di farne un video. Ho un articolo sul mio blog che tratta già di questa cosa ed era piaciuto moltissimo e quindi ho pensato facciamoci un video. Se è la prima volta che vieni nel mio canale, tratto argomenti che riguardano UK, Londra, carriera motivazionale e anche social media. Oggi parliamo dei postcodes di Londra. Può interessare, iscriviti a questo canale, c'è il pulsante qua sotto, clicca sulla campanella così saprai quando saranno pronti i miei video, lasciami un commento, lasciami un like che mi fa sempre piacere. Cosa trattiamo oggi? Parliamo dei codici postali di Londra. In realtà funziona molto simile anche nel resto dell'Inghilterra, ma in una grande città come Londra questa cosa ha più un significato. Perché? Perché col codice postale in pratica non ti puoi perdere, o quasi. Beh, comunque è sicuramente un modo per avere un riferimento nella città, di dove si trova qualcosa, di dove ti trovi tu, che direzione andare, eccetera. Ma di che cosa sto parlando esattamente? Intanto ti lascio qua sulla mia faccia questa cartina, questa map che ti mostra tutte le micro zone di Londra divise per i codici postali. I codici postali di Londra sono formati sempre da due blocchi, ad esempio questo. Il primo blocco rappresenta sempre la zona in cui vi trovate, si trova qualsiasi cosa e che rappresenta quell'indirizzo. Facciamo degli esempi pratici. Ad esempio, quando troviamo NW&W, oppure troviamo SW, oppure troviamo EC o E, che cosa significano? Beh, semplicemente indicano i quattro punti cardinali, che si dica così. Per esempio, NW sta per North London. No, non sta per North London, sta per North West. NW sta per North West London, ovviamente. SW, per esempio, sta per South West. EC, quindi E. C, EC per esempio sta per East Central, E ovviamente starà solo per East, e poi abbiamo la N che sta per solamente nella parte North di London e così via. Quindi il primo riferimento del codice postale di Londra noi lo troviamo nel primo blocco che ci dice esattamente la zona, la zona est, ovest, sud o nord di Londra in cui ci troviamo. Però all'interno di questo primo blocco ci sono delle variazioni, ovvero tu troverai le prime lettere o la prima lettera, esempio E London, East London, E ha solo una lettera, però oltre alla lettera nel primo blocco noi troviamo anche dei numeri. Cosa significa? Significa che le prime lettere indicano la zona, però i due numeri o un numero attaccato a queste prime due lettere indica esattamente, ancora più nel dettaglio, la zona all'interno di quella zona. Esempio, nella zona di North West London troveremo North West 10, 4, 5, 7. La zona di North London si divide in altre piccole zone che sono numerate. Questa cosa che ti sto per dire, dicevo, vedrai che questo numero che segue le prime due lettere che indicano la zona, questo numero più diventa grande e più ci allontaniamo dal centro. Ad esempio, North West London 4 sarà più vicino al centro rispetto a North West London 10. Come ti dicevo, questa è una regola sicura al 90%, nel senso che se poi andiamo veramente a controllare, esempio, la mappa che ti ho fatto vedere all'inizio, vedrai che non sempre è una regola, nel senso che a volte magari ci può essere North West London 8 che è leggermente più vicino di un North West London 4. Adesso me li sto inventando semplicemente per farti un esempio. Però in linea di massima è così, cioè più questo numero attaccato alle lettere aumenta e più ci allontaniamo dal centro.
Poi abbiamo il secondo blocco, quindi abbiamo questo secondo blocco. Che cosa rappresenta? Il secondo blocco rappresenta esattamente la via, cioè tutte le vie hanno un loro codice. Quindi a questo punto noi abbiamo il nostro postcode che ci dice la zona, il dettaglio della zona esattamente in cui si trova quella casa, quel posto, l'ufficio, quel negozio, e il secondo blocco ci dice esattamente la via. Ci sono delle vie lunghissime che hanno quindi più codici della via, ovvero è talmente lunga questa via che magari attraversa più posti e quindi cambia. Ti faccio un esempio: che nella zona North West London 10 ci sia una via lunghissima, anche magari di un paio di chilometri. Quindi può essere che tu troverai la stessa via con North West London 10, quindi il primo blocco uguale, e il secondo blocco, quello che rappresenta la via, magari ha un codice. E poi troverai un altro postcode che ha un secondo codice, però è sempre quella via. E quindi una cosa bella è che se tu vuoi inviare, esempio, una lettera, un pacco, ipoteticamente puoi semplicemente non scrivere il nome della via, ma puoi mettere solo il numero della porta, il numero civile, numero della porta. Faccio un esempio, puoi semplicemente mettere, non so, numero 20, che è il door number, virgola, e poi il codice. Basta, non serve altro, ipoteticamente, nel senso che la lettera e il tuo pacco arrivano, però è sempre meglio scrivere comunque il nome per intero della via. E adesso ti do alcune curiosità sui postcodes britannici. Sono stati attivati, hanno cominciato ad utilizzarli a livello nazionale dall'11 ottobre del 1969 al 1974. Il motivo per cui sono stati inventati e strutturati in questo modo non è solo per garantire precisione nella consegna di materiale, lettere, pacchi, eccetera, ma anche, per esempio, per avere un immediato riferimento per i premi assicurativi e per i censimenti. Si conta che siano circa 29 milioni di indirizzi che vengono continuamente aggiornati e registrati in un enorme database. Troverai delle zone che fanno comunque parte della Great London, ma vedrai che non seguono questa regola che ti ho detto prima del North West London, South West London, eccetera. Perché? Perché queste zone sono entrate a far parte della Great London dopo gli anni 60, quando ancora si stavano ristrutturando i codici postali. Quindi sono rimasti fuori da questa classificazione di North, South, West, East, whatever. Quindi cosa succede? Che queste zone che comunque fanno parte della grande Londra, Great London, hanno un codice diverso, hanno un codice che viene usato invece dalle altre città nel Regno Unito. Quindi la prima parte, invece di avere il codice di North, West, South, eccetera, avrà delle lettere che fanno riferimento alla città. Quindi, per esempio, nella zona di Twickenham, che comunque è Londra, invece di avere un indirizzo che inizia con la zona West di Londra, abbiamo un indirizzo che inizia con le due lettere che fanno riferimento a quest'area. I codici postali ovviamente vengono assegnati da Royal Mail, e non è possibile ovviamente acquistarne uno specifico come le targhe delle auto e averlo personalizzato. Quindi, come avrai capito, quando sei a Londra è abbastanza facile non perderti, perché comunque quando leggi un indirizzo puoi in un attimo avere un'idea abbastanza chiara, o comunque avere un'idea di dove si trova quel posto, quella località, quell'attrazione turistica che ti interessa, dove vuoi andare. Quindi magari trovi, non so, un museo che ti piace, vedi scritto che si trova in SW, sta a sud-west di Londra. Spero che questa curiosità sui codici postali ti sia stata di gradimento. Ci saranno tanti altri video che arriveranno questo mese, e quindi ti ricordo a iscriverti, così non te li perderai. Vai anche a vedere tutti i miei video indietro, perché ci sono tante curiosità che riguardano il Regno Unito, Londra e altre tante cose interessanti. Ti ringrazio per essere arrivato fino alla fine di questo video.